In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Dario Boer. Ciao, benvenuto, buongiorno Dario. Buongiorno a lei. La guerra dei Leviatano, pronunciato bene. Sì. La guerra dei Leviatano, il vascello di ghiaccio. È un fantasy quello che tu scrivi e ve lo vorrei far notare. Che fantasy, ragazzi. Mica poche paginette. 650. Una storia incredibile. 650 pagine. E infatti mi dicevi ci hai messo tanto per scriverlo. Del resto ovviamente un libro così grande e soprattutto poi avere così tanta fantasia. Tu l'hai sempre avuta. Quella non è mai mancata, vero Dario? No, ce l'ho sempre avuta. Da quando avevo 4 anni invento storie. Poi quando sono stato abbastanza grande da raggiungere la tastiera del computer nessuno mi ha più fermato. Hai iniziato a scrivere così. In realtà questo è il terzo forse che tu scrivi. Sì, è il terzo tentativo. Ne ho fatti altri due ma li ho abbandonati. Uno mi sembrava inconsistente e un altro l'ho abbandonato perché ho preferito scrivere questo che mi avvinceva di più. Esatto, è arrivata questa idea e quindi insomma a quel punto sei partito come un fiume in piena e non ti sei più fermato. Anche se qualche volta ti ho domandato prima avrei avuto anche tu il blocco dello scrittore, no? Perché... Più di qualche volta. Da scuola ho blocchi dello scrittore, non sono sempre riuscito a scrivere tanto. Però ci sono stati momenti in cui scrivevo e nessuno mi fermava. E qual è il momento in particolare in cui inizi a scrivere in genere? Io scrivo principalmente la sera perché preferisco concentrarmi il pomeriggio sullo studio, che lo ritengo un po' più importante, però la sera ho anche più ispirazione in generale, quindi concilio due cose e ottengo un risultato apprezzabile. La guerra dei Leviatano è un titolo che in realtà per te ha anche un valore emotivo perché ti fu suggerito da un amico, è vero? Sì, è suggerito da un mio amico che purtroppo oggi non c'è più. E il libro esisteva da 3 anni ormai e non aveva ancora un titolo vero e proprio. E lui me lo suggerì così, allora lo accettai subito all'istante. Però ovviamente non vi raccontiamo il perché, da dove arrivi proprio questo titolo, al di là di chi ha avuto l'idea, perché dovrete leggere per poter capire, perché diciamo che il Leviatano, poi perché proprio la guerra del Leviatano viene un attimino spiegato andando avanti nella lettura. Sì, si scopre molto, molto tardi e se vi dicessi cos'è il Leviatano vi rovinerei praticamente tutta la lettura. Esatto, quindi non mi sembra il caso di farlo. Il vascello di ghiaccio naturalmente è quello che poi noi stiamo vedendo qui. Vascello di ghiaccio perché una parte dei luoghi che vengono descritti nel libro è la Groenlandia. Sì, la Groenlandia, sulla costa ovest da Nuuk a Kangerlussuaq, dove diversi personaggi si troveranno lì a contendersi questo vascello misterioso fatto interamente di ghiaccio. Ma la storia però nasce forse a Milano, però poi in realtà la prima parte, quella importante, si svolge a Roma. Sì, la prima parte e anche tutto il resto, perché mentre alcuni personaggi si trovano in Groenlandia, altri rimarranno a Roma, la storia si svolge la maggior parte a Roma, dove si trova un villaggio di persone che utilizzano dei superpoteri dove i nuovi adepti vengono istruiti a utilizzare queste abilità straordinarie. E abilità straordinarie che scoprono i nostri tre protagonisti. Parliamo di loro, chi sono? Si chiamano Davide, Paola e Nicolò e sono tre ragazzi di 15 anni ciascuno, che ognuno ha un vissuto più o meno drammatico con cui dovrà fare i conti per tutta quanta la durata del libro. Alcuni riusciranno a superare certi problemi, altri no, ma in compenso, stando insieme, saranno capaci di affrontarli al meglio. Esatto, perché è proprio questo legame, l'amicizia, quella che può fare la differenza. È vero? Sì. L'ultima parola del libro infatti è amici, ed è proprio questo, e questo esemplifica l'importanza dell'amicizia all'interno di questo libro. Amicizia che andrà avanti durante tutto il loro percorso e che sicuramente li formerà in qualche modo, perché è anche il loro passaggio, questo loro vissuto, tutte queste esperienze li cambieranno in qualche modo. Sì, li cambieranno, anche gli incontri non soltanto tra di loro ma anche con altri personaggi li verranno a modificare. Come il ghiaccio, se messo in presenza di altri elementi, di solito finisce per scaldarsi e sciogliersi e cambiare completamente da quello che erano all'inizio. Perché all'inizio forse erano un po' più duri, un po' più cinici forse anche, per quello che gli accadeva nella vita, per forse il loro vissuto. Forse più bloccati in quello che erano prima e hanno iniziato a modificarsi, a cambiare col ghiaccio, effettivamente.
E nel loro percorso dovranno affrontare parecchie battaglie. Sì, battaglie contro nemici che hanno un'idea un parecchio diversa dalla loro, e anche contro se stessi e contro il loro passato. E a chi invece vuoi dedicare il libro? Beh, l'ho dedicato a una mia amica Anna, che mi ha dato una mano in diversi momenti di difficoltà mentre scrivevo il libro, non soltanto per il libro ma anche nella vita. La definisco la mia luce nell'oscurità, proprio nella dedica del libro, e a Jacopo, che è il ragazzo che mi ha suggerito il titolo, che purtroppo non è con noi oggi. E invece tutte queste idee che ti arrivano così all'improvviso prendono di solito spunto da qualcosa? Come ti arrivano così tutte di getto, anche perché ci vuole veramente tanta fantasia? Beh, vengono in parte dal mondo esterno, ma molte volte anche dal mio mondo interno, da quello che penso, dal mio modo di vedere le cose, anche da più punti di vista. E qui, o dal modo in cui la vedono dei miei amici, ma quasi mai ricopio proprio dalla realtà. Mescolo più punti di vista, più caratteristiche o mie o di altre persone, o in generale da varie faccende. Anche perché tu mi dicevi che sei ancora studente. Sono ancora al quinto anno del liceo, quindi... Manca poco. Finito. Sì, manca poco, qualche mesetto. E anche questo in qualche modo un po' ha influito? Il tuo essere studente, non so, vedere ciò che ti accade intorno ai tuoi coetanei? Sì, decisamente. Ho potuto vedere diversi miei amici coetanei come affrontavano in maniera differente le varie situazioni. E invece gli insegnanti che cosa ti hanno detto? Qualcuno, mi dicevi, già ha saputo del libro, perché l'ho saputo, ma tu però ancora non gliel'avevi fatto vedere. Beh, infatti alcuni hanno saputo, si sono complimentati, altri invece non hanno detto niente. Sono riuscito a vendere il libro a qualcuno, però la maggior parte delle persone non l'hanno comprato. E allora aspetteremo? Beh sì, aspetteremo. Aspetteremo insomma che abbiano anche un attimino più di curiosità nei confronti del libro del nostro Dario Boer. Prima di tutto grazie. Grazie a lei. E sarà sicuramente una splendida e piacevole lettura questa. Sì. E dimmi anche che cosa invece hanno detto gli amici che già l'hanno letto. Hanno detto che non se l'aspettavano che fossi capace di scrivere una cosa del genere, e soprattutto che è molto scorrevole, anche se è lungo non si fa fatica a leggerlo, e anche se intanto introduco concetti di filosofia o di chimica non li faccio pesare più di tanto, li rendo piuttosto scorrevoli. Bene, e allora ne approfitteremo anche per saperne di più di chimica e di filosofia, però ingannando il tempo in qualche modo, perché non ci sarà da annoiarsi. Praticamente sì. Grazie Dario Boer e a presto. Bene, grazie. La guerra dei Leviatano, il vascello di ghiaccio.